siamo arrivati alla quarta edizione di Autunnando, festa dell'olio che comprende artigianato, in generale si parla di vino, di olio, di alimentazione delle varie feste paesane. Diciamo che, visto anche il momento, c'è stato un buon afflusso di gente. Un buon afflusso di gente chiaramente contingentato dal fatto che purtroppo in questo momento, periodo un po' buio, gente da fuori, tipo turisti, cose del genere, non se ne sono viste, però paesi limitrofi hanno partecipato. La manifestazione dura 3 giorni, diciamo che è andata abbastanza bene, cerchiamo di migliorarci tutti gli anni, ma siamo soddisfatti. Per quanto riguarda l'afflusso turistico, sia estivo che primaverile, diciamo che Tuoro non si può lamentare, diciamo che è un turismo mordi e fuggi, nel senso che non si fermano 15-20 giorni, ma è un paese abbastanza frequentato, grazie a, diciamo, i posti che può far vedere, soprattutto al verde, all'ambiente. Ecco. Voglio ricordare anche che quest'anno siamo stati premiati con le 5 vele di Legambiente, dunque è un punto in più per noi. Come amministrazione puntiamo molto sul turismo, da Annibale all'Ultrasignano, dunque in generale, cercando sempre di migliorarci. Niente, le manifestazioni che facciamo sono le classiche da Ferragosto a Autunnando. Quest'anno in più riproporremo Tuoro in favola.